Tutti sappiamo cosa è un fiasco, la famosa bottiglia panciuta e impagliata, ma molti sicuramente non saprebbero dire come è stato fatto. Eppure quella del fiasco è una storia legata a doppio filo al territorio del Chianti e della Val di Sieve, è simbolo di una terra che lavora e ottiene successi nel mondo, è racconto di miseria ed orgoglio. Perché la storia del fiasco è anche la storia delle fiascaie, ovvero quelle donne che ogni giorno, per portare il pane a casa, realizzavano quelle bottiglie oggi così famose nel mondo. L'origine dell'attività di fiascaia a Punta Sieve più o meno si può ricondurre nella seconda metà dell'Ottocento ed è sostanzialmente dovuto al fatto che a Punta Sieve fu localizzata una vetreria, la vetreria del Vivo, che produceva fiaschi per essere poi impiegati quali contenitori di vino prodotto nelle circostanti colline. Le fonti raccontano di un picco di questa attività raggiunta negli anni 30, quando a Punta Sieve operavano ben 550 fiascaie. Cifra rilevante, soprattutto se si tiene conto che all'epoca il centro di Punta Sieve, il capoluogo, contava all'incirca 5.000 abitanti. E se si tiene conto che all'epoca una famiglia mediamente era costituita circa 5-6 unità, si arriva alla conclusione che più o meno ogni due famiglie esisteva una impagliatrice di fiaschi. Questa attività poi è declinata piano piano nel corso degli anni fino a cessare definitivamente in corrispondenza appunto della cessazione dell'attività da parte della vetreria del Vivo nei primissimi anni Ottanta. E quindi a fianco della vetreria che ha inizio e fine tutto il lavoro delle fiascaie, un lavoro che iniziava presto al mattino e veniva poi svolto a casa. Beh, dunque, innanzitutto bisognava portarsi il prima possibile presso la vetreria del Vivo per aggiudicarsi la gita di fiaschi, cioè il lotto, il format, quale dotazione unitaria di ogni singola partita da confezionare era costituito da 60 fiaschi. E siccome non sempre c'era la disponibilità di lavoro per tutte, ovviamente appena apriva la vetreria la distribuzione c'era una certa concentrazione di fiascaie per aggiudicarsi la gita. Dopodiché spesso accadeva che terminava la disponibilità e quindi dovevano tornare indietro con il carretto vuoto. Un percorso che ci è stato raccontato da Renzo Rosati, nonché dalle stesse donne, con Franca Bartolini, oggi presidente della neonata Associazione delle Fiascaie, che ha ripescato ricordi, sensazioni e difficoltà di un tempo. Lavoro da esportazione, però ci davano il materiale bianco perché lo metteva nello zolfo, diventava morbido e bianchese, lo chiamavano infatti il lavoro bianco, mentre quell'altro, questo è il lavoro verde, si dice il verde perché c'è la sala, visto che è cosa naturale, insomma. Sì. A proposito, perché questa roba la taglia a un merasoi, perché vedi, se la si striscia per in giù, no, ma se la si striscia per in su, la taglia, sicché poi d'inverno ci saremmo il riscaldamento in casa. E allora ci veniva tutte le scoppiature, tutti i geloni alle mani, e ci saliva, l'acqua si andava a prendere giù alla fonte, in piazzetta, la si portava a casa, se ne era persa mezza per la strada. E poi quando era freddo, a volte la mattina ci si trovava il ghiaccio invece dell'acqua, non ci si lavava nemmeno il viso. Il viaggio di ritorno comportava spesso una sosta a Sieve per la bagnatura della sala, cioè del rivestimento essiccato, che di per sé non era idoneo a essere trattato per essere impiegato appunto allo scopo, doveva essere bagnato, reso ancora più morbido, più flessibile. Un lavoro veniva fatto direttamente a casa da parte delle fiascaie, dove capitava, nelle cucine, nei corridoi, negli anditi, come veniva detto allora. Era un lavoro umile, un lavoro di grande sacrificio, che veniva a essere dispiegato senza alcun tipo di struttura, di macchinario. Unica dotazione, un ago, veniva così definito, di metallo di una lunghezza di circa 30 cm, tutto schiacciato, che serviva appunto per far
transitare per far passare il rivestimento e dargli le piegature necessarie. Una volta consegnato il prodotto finito, si passava direttamente alla cassa e questa era la fortuna, il vero valore aggiunto di questa attività, il pagamento era immediato, quindi alla consegna veniva liquidato immediatamente il corrispettivo. Oggi in quel luogo, che ha preso il nome di Piazza Libero Grassi, è stato posizionato un monumento che celebra le fiascaie, inaugurato lo scorso 3 ottobre. Oggi, punto di passaggio nel centro commerciale, allora snodo cruciale di lavoro per le fiascaie. Il senso di questo atto è stato spiegato dal sindaco di Pontassieve, Monica Marini, e dall'artista che ha realizzato l'opera, Francesco Nesi. Questo monumento nasce con l'idea proprio di ricordare e di valorizzare una tradizione e soprattutto di valorizzare la storia di Pontassieve, perché appunto era a Pontassieve grazie alla presenza di un'azienda importante come la Ruffino, delle vetrerie e naturalmente poi di persone, di donne che lavoravano a preparare i fiaschi, si realizzava un vero e proprio, come dire, ciclo, no? Produttivo, una filiera. Naturalmente poi con le difficoltà di quel momento storico estremo, diciamo, dove, durante il quale la sopravvivenza era messa in discussione ogni giorno, grazie appunto a questo lavoro, grazie all'impegno di queste donne, potevano sostenersi molte famiglie. Quindi l'idea è quella di realizzare un monumento che, oltre a valorizzare appunto la storia del nostro territorio, oltre a valorizzare un'attività una faticosa, un'attività attraverso la quale molte donne riuscivano a fare la spesa e quindi a portare cibo a casa, alla propria famiglia, si valorizza anche un'opera di artigianato che era il fiasco. Dunque l'ispirazione viene da una mia sensibilizzazione di tutte le attività artigianali, per cui anche questa è stata un'occasione per me per elaborare, diciamo, un discorso di un'attività artigianale che naturalmente in Val di Sieve, diciamo, è stata protagonista per tanti tempi. La fiascaia, che durante il lavoro era piegata su se stessa, è oggi rappresentata a testa alta. Perché ha visto la donna l'hanno fatta? Mi dico, perché a testa alta? Non si sta a mia testa alta a fare fiasco? Perché la donna, lei è un lavoro umile, però bisogna avere la riscattava, insomma, è una cosa, affrontava la vita a testa alta, insomma. L'inaugurazione del monumento è stata anche un'occasione per riportare in vita i ricordi di una volta, proprio nel luogo in cui le fiascaie lavoravano. Non nasconde la soddisfazione la signora Franca Bartolini. Abbiamo voluto dimostrare con questa statua il lavoro che si faceva proprio qui in questa piazza, che si veniva a riconsegnare il lavoro, lì poi c'erano gli uffici lì che ci pagavano subito e andavamo a prendere i fiaschi nudi su ogni piazzale dove ora c'è la Coppe. Da quella finestrina poi ci buttavano la sale e il salino lassù, quella finestrina là, vedi? Sì, e così, e con i carretti e la cesta, e lì quella che si andava a casa e si lavorava in casa. Erano finiti i fiaschi, si veniva a riportarli. La realizzazione del monumento è stata possibile grazie alla volontà del comune e grazie al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, che ha voluto ricordare il proprio legame con il territorio, preservandone una memoria storica. A contribuire alla posa della statua anche l'azienda vinicola Ruffino, che proprio tramite i fiaschi colmi di vino Chianti ha costruito una storia di successo. Fiaschi che rappresentavano l'idea di convivialità e di buon vino, capace di portare a Pontassieve VIP come Marcello Mastroianni e Sofia Loren. La produzione di fiaschi impagliati, come detto, è poi calata fino quasi a cessare, anche se Ruffino nel 2011 ha deciso di lanciare un prodotto contemporaneo che richiamasse le bottiglie di un tempo, un nuovo fiasco che sta riscuotendo anche un grande successo di mercato. Chiusa la Del Vivo, scomparve però da Pontassieve il mestiere della fiascaia. Oggi è portato avanti per passione dalle lavoratrici di un tempo, come Franca Bartolini e le sue vecchie colleghe, che impagliano fiaschi durante le feste di paese o in ricorrenze speciali. L'obiettivo è quello di non lasciare che questa tradizione vada perduta e che possa essere conservata la memoria di un'attività che ha caratterizzato la vita e il tessuto sociale della Val di Sieve per oltre un secolo. Abbiamo raccontato il lavoro di queste donne, ma a proposito di memoria, è bello poter riportare a galla oggi anche altri aspetti umani, di solidarietà, che ci svelano qualcosa in più di questo antico mestiere.
Le fiascaie, infatti, nelle loro case, nei cortili, nei luoghi in cui svolgevano il lavoro, si trovavano assieme e spesso parlavano e cantavano. Grazie alla Leggera, associazione che da anni sul territorio svolge un prezioso lavoro di studio e documentazione dei canti popolari tramandati dalla tradizione orale, possiamo oggi ascoltare uno di questi canti, una bellissima serenata cantata dalla signora Adua Landi di Pelago, intitolata Bella che te ne stai alla finestra, e che ci permette oggi di riavvolgere il nastro del tempo e tornare a quando le fiascaie ogni mattina si svegliavano, facevano la fila alla vetreria e a bagnare la sala, per poi iniziare con il lungo ago il loro splendido lavoro. Bella che te ne stai alla finestra, seme con la tua mamma in compagnia, quando passo di lì non ti fo festa, voglio che tu la prenda gelosia, se dormi svegliati, fiore di campo santo, ma una volta t'ho amato tanto, ora non t'amo più. Bella che te ne stai sopra una culla e circondata sei di vaghi fiori, nel ripensare a te, cara fanciulla, mi venne in mente tutti i nostri amori. Se dormi svegliati, fanciulla mia adorata, ma quanto t'ho amata, ora non t'amo più, ma quanto t'ho amata, o quanto t'amerò.